Ma si impegna, ma va di si va va. Bring the action. Ancora una volta, meravigliosamente, di dietro qua. Amrabat, salta l'uomo in area, Drogba! Drogba! Sempre straordinariamente, di dietro qua, con un gol alla Drogba! Salta Buffon, Drogba! Drogba! Sempre lui, sempre di dietro qua! Abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio. Scusa Sciotti, all'Olimpico la situazione è cambiata, la Roma è passata in vantaggio al 14esimo con gol di Cappellini. A te la linea. Bring the action. Il domani dello sport in edicola, con noi c'è il direttore, ovviamente, dello stesso quotidiano, Carlo Razzotti. Buongiorno Carlo. Buongiorno, buongiorno a voi. Ah, dico, allora, cosa abbiamo deciso questa settimana? Un giorno è da fare e un giorno non ci rispondi. Allora, qua cominciamo a stranirci, devo parlare bolognese per convincerti ad essere con ci noi. Ci manchi, eh? Ieri ci sei mancato, non è vero, ieri c'era però. Ieri, no, c'era, però ho capito, come intanto ci fai la supercazzola, la finta. Oddio non risponde, oddio non gli prende. Quanto sei impegnato, Carlo? Devo ingelosirmi? No, avete ragione ragazzi, chiedo venia, oggi purtroppo è una giornata non particolarmente tranquilla dal punto di vista lavorativo, però insomma siamo qua, questo è importante. L'importante sempre è che quello. Ci sei tu, l'importante è che c'è il domani dello sport in edicola, l'importante è che torna il campionato alla nona giornata, tra l'altro settimana prossima è bellissima perché c'è l'infrasettimanale, poi si rigioca, quindi tutto un tumulto di cose. Andiamo subito, caro Carlo, prima di parlare di qualche specifica, ci siamo soffermati su Udinese-Roma con te nella giornata di ieri, oggi subito schedina, prima di qualsiasi commento, io partirei immediatamente. Dal big match. Già è opportuno che non parliamo di Europa League, quindi vi prego. Beh, sì, ne abbiamo ti scongiuro parlato. Perché già Flavio mi ha costretto a parlare. No, parlato, ecco, no, basta. Un torneo assolutamente da proprio da evitare, anche televisivamente parlando, perché è di una bruttezza epocale. Eppure, prego, Serie A. Eppure. Qualora la Juventus dovesse centrare solamente il terzo posto nel girone Champions e andare a giocare poi quindi la seconda competizione continentale, considerando il fatto che la finale della stessa si giocherà a Torino. Uccidete Flavio oggi, per favore, fatemi la cortesia. No, hai ragione, potrebbe essere interessante, però faccio soltanto una considerazione. Ieri stati completamente deserti o quasi, a parte quello del Passo Sferere, vabbè, era chiuso al pubblico, ma quello non c'è dubbio, ma veramente deserti, con partite bruttissime. L'unica eccezione, la Commerzbank Arena di Francoforte, 40.800 spettatori, con una partita assolutamente ridicola, stata vinta dall'Eintracht, e la dimostrazione che solo la Germania è in controtendenza. Tutto il resto d'Europa ha capito che è un torneo che non frega niente. Però tu, Carlo, poni sempre, molto spesso, l'accento, so che dobbiamo fare la schedina, però sempre, molto spesso pone l'accento spesso sul coefficiente UEFA. Facciamo i complimenti, ragione, alla Fiorentina che ha fatto 3-3. No, assolutamente, la Fiorentina poteva fare anche 16 gol, perché... Però hai ragione, l'errore è che il coefficiente dell'Europa League valga quanto quello della Champions. In realtà poi è una manifestazione che invece ti dà un ventesimo dei soldi e quindi non può essere lo stesso coefficiente. Claro. Ha ragione De Laurentiis, ieri ha detto De Laurentiis una cosa assolutamente condivisibile. Cominciano ad essere un po' troppe quelle che condividiamo con De Laurentiis, però è vero. Grande saggezza, cioè tutto, ha detto la Champions così com'è non può elargire 50 milioni, deve dare almeno 150-200, per quanto è importante e per quanto toglie forze poi ai campionati nazionali. Quindi o si fa una Superlega, che allora diventa un torneo tipo l'NBA americana con il calcio in Europa, e allora diventa davvero interessante, abolendo quella Europa League che non frega appunto niente a nessuno, o se no così non ha senso. Ieri veramente partita di una bruttezza epocale, tra l'altro ve lo posso dire, non ci sono le prove, ma io credo che i match taroccati ieri siano stati una quantità industriale. Ma sì, davvero? Attacco frontale all'Europa League. Abbiamo visto dei portieri fare delle cose allucinanti al di là di qualsiasi ragionevole errore proprio tecnico. No, ieri anche difensori con qualche svista importante. Vediamo prima qualche scena su Sky che girava. Ma comunque. Ma tutte le partite dell'est europeo, Valentina, cominciano a essere oggetto di purtroppo interessi da parte sempre della stessa Cosca, chiamiamola così, che arriva dall'est asiatico, quindi da Singapore. Ma ieri sono viste le cose che veramente è impereconde. Andiamo alla schedina, la nona giornata della Serie A, partendo dal match domani delle ore 18, subito con l'amarezza Sampdoria-Atalanta. Oddio, sai che è una partita forse meno amara di quello che può sembrare, poi si gioca a Marassi, che è sempre uno stadio interessante, comunque fatto per il calcio. Io dico gol. Tu dici gol. Sempre, scusate, so che l'Atalanta non gode di particolare interesse e importanza presso il pubblico romano, ovviamente, perché poi le rispetto a Bergamo sono sempre terrificanti, però mi sta simpatico Volantuono, non ci posso fare niente. Io dico simpatico X. Dennis,
Dennis. Io dico X perché l'Atalanta non ha mai pareggiato in questo campionato. C'entra tutto. Io dico due. Due? Sì, due. Secco. Fiducia con l'Antuono? Oh, Ciancica, è andata qualche altra parte prima o poi. E due sia, e basta. Ah, no. Mezzo lato di Valentina, per allora, a me sta antipatico, punto. E quindi se se ne va a un certo punto a fare tornare di biliardino, sono più contenta. Ma che... sono d'accordo con te. Vero? Oh, ecco, mi hai convinto anche per la verve con cui la verve. Poca personalità come te. Ce l'hai, ce l'hai. 20:45 invece, chi se l'aspettava, Carlo? Dicevo già a Valentina prima che questo sarebbe potuto essere un match da Champions. Inter-Verona. Interessante come partita. Io dico 1x per tenermi abbastanza coperto, molto coperto, copertissimo, anche se poi la quota è piuttosto bassa, però dico gol. Mandolini, credo che l'Inter la conosca perfettamente, ma non tanto perché ci ha giocato per tanti anni quanto perché poi è uno attento, segue tantissime partite al DVD, è uno che prepara molto bene le partite e si vede, insomma, promozione dalla B alla A in questa posizione straordinaria in classifica, quindi mi piace il gol. Gol pure per me in questa partita. Tra l'altro, poi se vincesse anche il Verona sarebbe veramente un sabato fighissimo. Però gol ci può stare. Mamma mia, difficile questa. È difficile, sì. Over, ma non sono convinto. Però over. Non sei convinto, però ma over. Non sono convinto. Lunchtime match di domenica. Napoli-Torino, molto importante per la classifica. Ricordiamo la notizia su Napoli: Zuniga out 45 giorni. 45 è tanta roba. Questa è una brutta tegola per il Napoli, ma sappiamo che il Torino per esempio non vince al San Paolo dal 96 addirittura, e quindi dico che il Napoli vince, secondo me anche bene. Okay. Vince con handicap, per capirci? Potrebbe essere, sì. Comunque uno secco per te, insomma, non v'è dubbio, secondo il direttore. No, secondo me le rivali della Roma vanno tutte quante a bersaglio. E anche secondo me, lo sai, infatti maledizione ad essere una domenica complicata. Questa ci può sta, ci sta, insomma, ci sta. Per me è gol, comunque. Per te Torino... gol, anche per me. Uno lo fa. Perché io pure penso che comunque lo zampino ce lo metta. Poi non credo anch'io che tenga, che riesca a vincere. Però un golletto, dai, alla fine ci esce fuori. Anche perché si sta comportando molto bene. Tanto se si scarica un po' prima di domenica prossima è anche meglio. Bologna-Livorno con Pioli che rischia. Pioli vorrà l'ultimo in classifica. Credo che magari, visto che lui ha un buon rapporto con i giocatori, faranno di tutto il rosso-blu per cercare di mantenere su quella panchina. Tipo uno 10-1 secco. Sa che... mamma mia, questo è veramente difficile. Ricordiamoci che domani sarà bel tempo tutti i campi, quindi non c'è rischio pioggia, non c'è domani e dopodomani, quindi credo che ci possa essere nelle migliori condizioni. Secondo me, se il Bologna ha un campo normale, gioca comunque a pallone meglio del Livorno, e quindi dico uno. Ma in classifica c'è come solo stanno un problema. Ridotti. Il Bologna è ultimo in classifica, e il Livorno invece a quota 8 è poco, è a 3 punti dalla zona retrocessione. Insomma, in una la seconda parte destra, è ancora abbastanza sicuro. Il Livorno non lo inquadro. Come il problema del Bologna è che sono veramente scarsi come squadra. Cioè, io ti dico la formazione, leggo la formazione: Curci, Sorensen, Natali, Mantovani. La difesa Sorensen, Natali, Mantovani. Madonna. Centrocampo Crespo, non Hernan, ma quello che giocava al Padova, con Crin, regista, Laxalt, Cech, con Diamanti dietro a Cristaldo. Cioè si salvano con Diamanti, Laxalt è una buona speranza e Cristaldo che ha fatto vedere di avere una buona volontà, ma insomma sono veramente scarsi. Solo davanti, tra l'altro, poi alla fine vanno a subire sempre perché centrocampo e difesa sono allucinanti. Cioè Livorno è migliore, Livorno è migliore come no, individualità. No, questo è una considerazione, Flavio, che possiamo fare ad esempio anche per il Catania, di cui parleremo tra poco, perché poi i presidenti gettano la croce addosso agli allenatori, no? In realtà gli hanno costruito montato la squadra in estate, gli hanno costruito il nulla nella rosa e poi se la prendono con i tecnici di turno, vedi Maran, vedi Enzo Pioli. Questa è l'assurdità del nostro caso, perché invece le prime dimissioni dovrebbero essere il presidente. Sono d'accordissimo. Comunque con te. Under per me. Per te under, pure per me under, oppure l'alternativa è non la vedo proprio, non credo che la giocherò, comunque non la sento nelle mie corde. Andiamo al Catania, 4-3-3, ha cambiato l'allenatore, c'è Gigi De Cagno sulla panchina, io vi dico che recupera un giocatore molto interessante, il Catania che si accomoderà in panchina ed è l'argentino Gino Peruzzi che farà la differenza, secondo sembra me una caricatura, ma è veramente tanta roba. Io l'ho visto marcare bene in più di una circostanza Neymar, questo è un giocatore del quale sentiremo molto parlare. Complimenti al Catania per averlo preso. Posso fare una battuta? Anche Pirri ha marcato Neymar. Anche questo è vero. Sì, ma questo è bravo vero però. Molto bravo Gino Peruzzi. Quindi tu vedi spacciato il tuo Sassuolo? No, già sarà in panchina Peruzzi. Quindi no, io vedo da X2 questa qua, anzi. X2? Più bravi. X anche magari con gol. Insomma, forse X perché c'è il nuovo allenatore, però non vedo un Catania vincente. Bene, X2, buon, mi buon, copro. Buono. Carlo? Uno fisso. Uno fisso. Siamo d'accordo, mi piace. Per me è gol. No, nel senso che l'effetto De Cagno, secondo me il Catania
farà fatica a prendere gol, perché De Canio la verve proprio. Guarda, secondo me non è uno scemo De Canio, cioè io ho ammirazione per quanto riguarda la seconda fascia del campionato per gente come lui o come Gigi Cagni, cioè arrivano pragmatici e raddrizzano le squadre, tante volte le salvano. A me De Canio non dispiace come tecnico per una pericolante, okay. Quindi dico che De Canio magari in 4 giorni riesce a sistemare un po' qualche cosa. Vediamo. Chievo Fiorentina. La Fiorentina ha un bel morale, morale la Fiorentina, e Chievo sta veramente con l'acqua gola. Chi non vuole rischiare X2, ma io dico 2 io pure, 2 secco tutta la vita. È difficile in caso contrario un piccolo le può uscire, perché è per concorrenza, però 2 c'è. Dai. Sebbene Chievo poi abbia messo Chievo si copre e rompe le scatole in casa, peraltro rompe parecchio le scatole, ancora di più è una squadra comunque che ti chiude e non ti fa fare nulla, però ha perso con l'Atalanta, sai che da quando hanno perso la Trebisonda, da quando hanno fatto la Trabzonspor, sempre da quando hanno fatto gli sportivi con Campedelli dopo la Juventus, che là meritavano il pareggio almeno, se non la vittoria, hanno fatto gli sportivi e da lì hanno perso completamente il filo della questione. Io comunque dico 2, tu fra? Sì, 2, questo due è difficile secco. Immaginare. Io ero vista attentamente la Fiorentina, sarà stanca per carità, perché comunque poi giocare giovedì sera non è mai piacevole, però tra Cuadrado, Real Matos, Pepito Rossi, cioè c'è tanta gente in grado di risolvere la partita anche con una singola giocata, quindi può passare lo 0-1 per esempio. Poi ha ritrovato la forma e vuole ritrovare anche qualche punto perso in campionato insomma in questo avvio, quindi secondo me ci sta. Juventus anche, attenzione ad un effetto però, Valentina, perché nel midweek poi ci sarà Fiorentina-Napoli, vero? Quindi anche lì secondo me Montella un po' di turnover lo fa, quindi già l'ha fatto, ne cambia 7. Però non credo che poi alla fine Rossi giocherà tutta la partita, così come non la giocherà Cuadrado tutta quanta. Però ha tanta gente in grado di risolverla contro una piccola come il Chievo, quindi i due ci stanno. Sì, certo. Juventus-Genoa? Juventus-Genoa, sì. Questa finisce tanti a pochi. Sì, roba di goleada. Vale pochissimo il segno 1. Io dico proprio 1 con handicap. Sì, poi c'è Gasperini sulla panchina del Genoa, quindi Gasperini, questa è garanzia di successo per la Juve. Io pure uno handicap, seguo barra over, barra altro. Non per la bravura o meno di Gasperini, ma perché comunque tende a schierarle sempre tatticamente molto male quando gioca in casa della Juventus. Tu ti appai sull'1 con handicap? Uno comunque. Uno. Con handicap non me la sento, perché forse insomma la Juve non sta benissimo, però. Diciamo uno. Uno proprio. Senti, gioca Balotelli? Sì. Ok. Parma-Milan, direttore. Bella partita. Sì. Perché il Milan non se la porta da casa. Il Parma è comunque una squadra in questo momento che può mettere in difficoltà chiunque. Per un tempo l'aveva fatto anche con la Roma. Dico gol. Ci sta perché secondo me anche il Parma comunque qualcosa farà, poi insomma, il risultato finale non lo so. Lo di vedere Milan è abbastanza imbarazzante, per carità, col Barça ne ha preso uno solo, ma perché secondo me il Barcellona attuale qualche problema grosso ce l'ha, e soprattutto il Milan se l'è fatto da solo il gol, perché se no si scontrano quei due nella tre quarti, non regalano pallone a Xavi, poi magari il Barcellona faceva un po' più difficoltà a segnare. Per me è gol barra X. Io ho notato una concentrazione maggiore nella difesa del Milan a partire dalla gara contro l'Udinese, insomma sono molto più attenti e concentrati, però insomma sì, il gol soprattutto di Cagliari, immagino Cassano ex dal dente avvelenato, anche con le dichiarazioni tra lui e i dirigenti rossoneri, può starci il gol, sì. Può starci il gol. Arriviamo alla gara che non si gioca per quanto mi riguarda, Udinese-Roma. Io dico gol, semplicemente per il fatto che anche statisticamente, insomma, dai, l'Udinese è forse la squadra che può mettere più a rischio l'imbattibilità di Morgan De Santis, perché poi ha Todor di Natale, ha Muriel, ha giocatori abbastanza veloci. Ecco, la Roma, se può soffrire qualche cosa nel match del Friuli, è la maggiore velocità degli avanti dell'Udinese. Dico gol perché chiaramente poi la speranza che l'assenza di Totti di Gervino ci faccia sentire, quindi ovviamente anche la Roma dovrebbe partire quantomeno da 1-0. Però è gara complicata, se dovessi dare un pronostico X2 direi X. Diresti? X. Ah, ok. Capito. Under per me questa. Per te under? Per l'Udinese amminestrata da Guidolin. Dici, eh? Sì. No, vabbè, io non lo so, la Roma non la gioco mai, lo sapete, quindi è 2 fisso simbolico, tanto però non mi esprimo. Chiudiamo con l'amarezza Lazio-Cagliari. Dico uno, perché magari prima o poi la Lazio si scuoterà da questo torpore che l'ha fatta pareggiare anche a Cipro. Sono una partita davvero amarissima. Io spero di no, però credo che potrebbe essere così. In casa i tifosi molto arrabbiati comunque con i giocatori, quindi in qualche modo penso, si faranno sentire. Penso anch'io all'uno, anche se insomma, vedendo la formazione, se la formazione è questa così messa in campo,
insomma, non il Cagliari è molto organizzato, non bene. Vi dico anche il pronostico di Luca, X2 invece, ci ha messo i soldi, Luca è un fire. Cosa che avete fatto ricordare, voi sicuramente avrete visto quel filmato strepitoso del post partita salernitana con Lodito che attacca veementemente. L'abbiamo mandato ieri, caro Carlo. Sì, che terribile. Ecco, io credo che non solo faccia tanto ridere, faccia anche un po' indignare, credo a tutte quante le colleghe donne che popolano le nostre tribune stampa, ce ne sono alcune bravissime tra l'altro, per la protervia, secondo me, con la quale Lodito prende a male parole questa povera giornalista dandole dell'incompetenza. Proprio su quello, guarda, ci siamo soffermati sul trattamento riservato. Peraltro, a gran fatica dovuta dal sovrappeso evidente, perché non è che riuscisse a parlare. La cosa che trova all'occhio è che lui si accalora molto di più per la serenità che per la Lazio. Sì. È una cosa veramente indecifrabile, certo che il suo primo pensiero, ormai l'abbiamo capito, è la Salernitana e non è la squadra bianco-celeste. Sì, oppure that's perché true. Essendo seguito lì mai da TV anche più piccoline, si lascia andare, che ne so, a un tono un pochino meno da professorino, quale che tra l'altro non potrebbe mai essere, però insomma, che ne so, sarà questo tono in meno che si dà. Non saprei, un personaggio comunque aberrante. A proposito del professorino, il termine professore con cui apostro fa quella povera ragazza è qualche cosa di meraviglioso, lo dico in senso amaro, però... Ah, professore! Capito, ma da dove sei uscito? Da un film, una macchietta? Ah, ho capito, velocemente, caro Carlo, anche grandi match della domenica per quanto riguarda il calcio estero. Due, guarda, ti chiediamo il pronostico. Grazie a Fox Sport, ci vediamo tutti quanti in diretta, si comincia sabato, orario in concerto per il classico Barcellona-Real, ore 18. Bello però, quindi c'è la possibilità di vederlo, purtroppo. A chi se ne frega di andare ad Atalanta, io dico X2, anche se il Barcellona non vince in casa dal 2010 contro il Real Madrid, ci sarà uno stadio molto bello, attenzione a vedere la partita dall'inizio, perché sarà tutto lo stadio blaugrana con la scritta Forza Tito. Sì. Ah, figo. Purtroppo Villanova non sta benissimo, no. Quindi tutto lo stadio cercherà proprio di spronare l'ex tecnico del Barcellona, ma secondo me questo Real alle armi per mettere in difficoltà il Barça. Sono riparlati anche con Guardiola, Villanova e Guardiola in settimana. Valgono più o meno la stessa quota, sia l'1,1,80, l'X2,1,85, quindi siamo là a scegliere uno. Mi prendo due risultati perché potrebbe finire in parità, ma soprattutto mi prendo il fatto che se Ancelotti vuole subire pochi gol, al massimo uno è in grado di farlo, e sicuramente uno Cristiano Ronaldo glielo fa, o lui o qualcun altro per lui, ma Real Madrid un gol a Bernabeu lo fa, quindi dico anche gol, no, per chi vuole scegliere alternativa gol. Hai detto tutti, rapidamente Chelsea Manchester City, che siamo in chiusura. Altra bellissima partita, dico gol anche lì. Bellissima, la ore 17 della domenica, la consiglio a tutti, sono finite le partite italiane, c'è cioè il post partita, sentiamo Rudy Garcia, poi giriamo ovviamente un tempo prima. E vi andate dopo aver lottato, dopo aver fatto qualche sorriso, secondo me. Comunque, molto bene, questo è il pronostico, la schedina del nostro direttore Azzotti, la confronteremo ovviamente insieme, caro Carlo, lunedì mattina, sperando sempre con altri 3 punti in tasca. Intanto grazie mille a te, buon weekend, andate tutti in edicola, c'è il domani dello sport, mi raccomando. Di una cosa possiamo essere sicuri, Valentina, tanto lunedì mattina la Roma comunque sarà sempre prima, grazie. Questo è vero, esatto, è vero, che è vero, un gran bel cuscinetto per il weekend. Grazie Carlo Azzotti, buona giornata. Un grande abbraccio a voi. Abbraccio.